Buongiorno bimbi belli e buon lunedì. Come state? Avete trascorso un buon weekend? Spero di sì. Allora, in questi giorni abbiamo fatto un po' di divisione in sillabe. Abbiamo studiato quelle che sono le regolette principali, cioè come si divide in sillabe guardando la bocca e le doppie che vanno sempre divise. Ovviamente ci sono tante regole grammaticali e tante piccole regolette che riguardano le sillabe. Ovviamente non è il momento di studiarle tutte assieme, le farete poi pian piano nel corso del tempo e imparerete a dividere sempre meglio in sillabe. Allora, oggi che cosa facciamo? Oggi ci tuffiamo nel mondo della grammatica. Vi ricordate quando scriviamo la data sul quaderno che utilizziamo la E con l'accento? Che cos'è la E con l'accento? È un verbo, benissimo, ormai l'avete imparato, siete fantastici. Oggi capiamo a che cosa serve questa E col verbo, ok? Allora, ce ne andiamo tutti quanti sul libro verde a pagina 108. 108. Il titolo è La E che spiega. La E con l'accento, ovviamente stoppatemi e poi mi fate ripartire. La E con l'accento, quindi, che cosa fa? Va a spiegare delle cose. E lo fa in tre casi specifici che il nostro libro ci indica. Che sono? Chi è? Dov'è? Com'è? Chi, dove e come. Allora, dopo che facciamo questa lezioncina molto semplice, perché si dice che questa è solo un'infarinatura, l'anno prossimo si faranno ancora meglio queste cose. Allora, vi spiegherò poi un trucco. Quindi rimanete connessi, rimanete collegati, che dopo vi svelo una piccola chicca per capire bene quando ci vuole la E verbo, la E che spiega. Allora, leggiamo un pochino la matita numero 1, che cosa ci dice? Sappiamo, e ormai lo sappiamo veramente molto bene, che cosa? Che prima di svolgere qualsiasi esercizio dobbiamo buttare sempre un occhio particolare e attento nei confronti della consegna. Quindi andiamo a leggere attentamente. Osserva. Quindi ci sta dando già la prima indicazione, ci dice osserva. Poi rispondi e scrivi. Segui gli esempi. Osserva è la prima cosa che devo fare. Rispondere oralmente e dopo, alla fine, vado a scrivere. Non andiamo di fretta, andiamo piano piano. Leggiamo la prima, il chi è. Chi è? Oh, qua io ho tanti campioni in classe mia che saranno sicuramente fortissimi, dei piccoli bomber. È un calciatore. Quindi la E con il verbo nel primo caso si usa quando si vuole parlare di qualcuno. Quindi chi è quello? Chi è? È un calciatore. Chi è quel bambino là? È Elio. Chi è quella bimba là? È Mia. Chi è quel bimbo lì? È Gabriel. Chi è quella bimba lì? È Alessia. E così via. Allora, nella seconda immagine, chi è secondo voi quel personaggio? È con l'accento un pittore. Attenzione alla parola pittore. Quante T contiene pittore? Due, benissimo. Altrimenti da pittore diventerebbe un pitore. Non ci piace. Ah, e poi chi c'è lì sotto? Forse la conoscete. È bionda. Voi ce l'avete mora. Chi è? È la maestra. Quindi è un calciatore. È un pittore, è una maestra. Sentite com'è forte? È. Quando noi diciamo chi è,
La E è forte. Poi vedremo nella prossima puntata la E che unisce. Diana e Francesco vanno a passeggio. Ok. Andiamo adesso di fianco, ci spostiamo sulla destra. Ci chiede: com'è? La mela è rossa. Quindi prima si utilizza per chi è, per com'è. La maestra è scorbutica. Vero? Ah, senti quanti no, però c'è qualche sì. Chi è che ha detto sì? Sto scherzando, ovviamente. Il libro è pesante. Com'è? È pesante. La giornata è bella. E com'è? È bella. Che ne so, la camera è grande. Com'è la camera? Grande. Il mio gioco è bello. Com'è il mio gioco? È bello. Il mio cane è dolce. Com'è il mio cane? Dolce. Quindi va ad indicare una, si dice, mamma mia, una qualità. Com'è una qualità? Il piatto di spaghetti è buono. Oppure è fumante, è profumato. Com'è? È buono, è profumato. E poi abbiamo il dov'è. Sotto, ah no, scusatemi, dobbiamo ancora fare il com'è. Quindi com'è la mela? È rossa, la mela è rossa. Poi c'è una piuma. Com'è la piuma? La piuma la possiamo descrivere sia nei colori, quindi com'è la piuma? È colorata. La piuma è colorata. Oppure ancora potremo utilizzare una qualità. Com'è? È leggera o pesante la piuma secondo voi? È leggera. Ok, perfetto. E poi abbiamo l'arancia. L'arancia è... Com'è l'arancia? Possiamo dire il colore, eh? Arancione, benissimo. Oppure possiamo dire com'è? È ruvida all'esterno, vero? Ecco, oppure che cosa possiamo dire? Com'è? È succosa, è saporita, quindi ci possiamo un po' sbizzarrire e trovare quello che più ci piace. E poi abbiamo il dove. Il cane è nella cuccia. Dov'è? Nella cuccia. È nella cuccia. Poi abbiamo una mucca. Questa la voglio sentire bene da Gabriel. Dov'è la mucca? È nella stalla, benissimo. E la gallina invece dov'è? La gallina è nel recinto. Ok? Perfetto. Allora, adesso andiamo a guardare l'esercizio di sotto. Ci dice: collega con una freccia e scrivi una frase con E. Segui l'esempio. C'è la freccia e l'uccello, freccetta sul ramo. Che dobbiamo mettere lì? E già c'è, l'uccello è sul ramo. Attenzione, attenzione, parte l'allarme, nino, nino. Quando scrivo sul libro utilizzo sempre, in ogni caso, la matita. Chiaro? Non voglio vedere pinni sul libro. Sono abbastanza convincente? Poi, il trenino. Guardiamo il primo. Il trenino come può essere? Dove può essere? Chi può essere? Sul ramo? Già l'abbiamo escluso. Il trenino è sul banco? Il trenino è bella? Oppure il trenino è un giocattolo? Ma siete dei fenomeni? Esatto, il trenino è un giocattolo. Ok? Poi, l'uccello già l'abbiamo fatto. Il quaderno. Il quaderno è sul banco oppure è bella? Il quaderno è sul banco. Benissimo. E l'ultima che mi piace tantissimo, che ormai è già rimasta pronta lì.
La mamma è bella. La mamma è bella. Ok? Allora, cosa facciamo adesso? Sotto ci scriviamo s.i, svolto insieme. E vogliamo indietro nel tempo. No, vogliamo semplicemente indietro nelle pagine. E ce ne andiamo precisamente. Diciamo solo che la maestra Diana la deve trovare. E ce ne andiamo precisamente a pagina 82. 82. Cappuccetto giallo. Eccolo qua. Ma non era rosso una volta? Vediamo. Allora, perché facciamo questa lettura oggi? Perché oggi è il primo giorno della vera e propria seconda fase in cui si potrà cominciare ad uscire più liberamente di casa. E quindi andiamo a guardare la città di Cappuccetto Giallo. La leggiamo per bene, perché poi domani facciamo una bella interrogazione a tappeto. Tu. E rispondiamo poi alle domandine. Aprite bene le vostre orecchie. Cric, cric. Cappuccetto Giallo. Al pian terreno del più grande grattacielo della città abita Cappuccetto Giallo. Cappuccetto Giallo deve andare dalla nonna a portare un panierino con limoni, pompelmi e una bottiglia di olio. I canarini, che sono suoi amici, l'accompagnano in mezzo al traffico della città. Attraversare il traffico è pericoloso, come attraversare il bosco. Ecco infatti, fermo a un semaforo, un lupo al volante di un'auto. Il lupo la guarda con occhi strani e poi gli dice: «Vuoi fare un giretto con me, bella bambina?» Un canarino ha visto quello che succede e sa già che cosa dovrà fare. A un cenno di Cappuccetto, tutti i canarini vanno a spostarsi e a svolazzare intorno al semaforo. Che confusione! Nessuno vede più i segnali e si forma un ingorgo di auto in cui il lupo resta bloccato. Cappuccetto Giallo attraversa tranquillamente la strada per andare dalla sua nonna. È un po' diversa dalla storia che conosciamo noi, vero? Direi proprio di sì. Guardate però attentamente Cappuccetto Giallo, che è una bimba molto responsabile, dove sta attraversando la strada della città. Sulle strisce, come si chiamano? Sulle strisce pedonali. Quindi quando io o voi attraversate la strada, oltre ad essere accompagnati da un adulto per il momento, dovete sempre buttare un occhio, guardare a destra e a sinistra per vedere se passano le auto, se passano delle macchine, e soprattutto per stare in sicurezza bisogna attraversare la strada sulle strisce pedonali. Chiaro? Quindi mai dove non ci sono, sempre sulle strisce. Allora, a pagina 82, anzi, prima vi invito a fare una piccola riflessione. Cosa sta portando la nonna? La Cappuccetto Giallo alla nonna. Cosa ha nel paniere? Andiamocela a cercare nel testo. Stoppatemi pure. Quando l'avete trovato, vediamo se ci troviamo. Allora, deve andare dalla nonna a portare un panierino con limoni. Di che colore sono i limoni? Gialli. Pompelmi. Di che colore sono i pompelmi? Sono un giallo che va sull'arancione. E una bottiglia di olio. Di che colore è l'olio? È giallo, che tende un po' sul verde. Sono tutti colori che hanno a che fare con il cappuccio di Cappuccetto Rosso. E sentiamo un po'. I canarini, quelli veri, non quelli che ci sono in questa immagine, che sono un po' mischiati. Di che colore sono? Sono gialli. Quindi tutto richiama un po'
il colore degli abiti del cappuccio, perché poi ha un abito blu di cappuccetto giallo. Adesso, a pagina 82, stringhetta vuol dire una piccola strisciolina fucsia, vediamo che cosa ci dice. Leggo e comprendo perché bimbi belli non basta semplicemente leggere ed annoiarsi tante volte a ripetere le stesse paroline, bisogna capire quello che si legge. E vediamo. La consegna è: indica con una X le affermazioni vere. Fermiamoci un attimo. Cosa sono le affermazioni? Sono delle frasi che dicono o meno delle verità o delle bugie. Per esempio, se io dico la maestra Diana ha la coda di cavallo, è un'affermazione vera. Vuol dire che ho detto una frase che è vera. Se io dicessi la maestra Diana ha i capelli fucsia, è un'affermazione. Ma è un'affermazione vera o è un'affermazione falsa? È un'affermazione falsa. Sono tutte e due affermazioni, possono essere sia vere che false. Quindi sono semplicemente, bimbi belli, le affermazioni sono delle frasi che hanno a che fare con il testo. Dobbiamo scoprire, perché noi siamo bravissimi, se sono vere o sono false. E vediamo un po'. Ci dice di indicare con una X le affermazioni vere. Cosa dobbiamo fare? Ci prendiamo la nostra matitina e trac, trac, mettiamo una X sulle affermazioni vere. Ascoltiamo. Cappuccetto giallo deve andare dalla nonna. È vero o è falso? È vero, quindi trac, trac, X. Cappuccetto giallo deve attraversare il bosco. È il bosco questo? Attenzione, non stiamo parlando di cappuccetto rosso. Eh no. Quindi via, sciò, non ti segniamo. Il lupo vuole farla salire in auto con lui. Benissimo, è vero, quindi trac, trac, ci mettiamo una X. E se una persona sconosciuta chiedesse a voi di salire sull'auto? Dovreste sempre dire di no, è pericoloso, non ti conosco, vado a dirlo subito alla mamma. Scappo via, vado via. Chiaro? Mai salire sulle auto degli sconosciuti. Poi, i canarini aiutano Cappuccetto Giallo, è vero o è falso? È vero, benissimo, quindi trac trac, una bella X. Adesso ci trasferiamo tutti a pagina 83, dove c'è la stringhetta con su scritto scrivo. Confronta questa fiaba con quella più famosa di Cappuccetto Rosso. Leggi e completa. Quindi che cosa devo fare? Devo confrontare, devo mettere a confronto, devo vedere, devo ricordare tutte e due le storie. E poi leggere e completare. Ve la ricordate la storia di Cappuccetto Rosso? C'era una volta una piccola bambina che vestiva sempre con un cappuccetto rosso e aveva l'abitudine di portare alla nonna la merenda, il pranzo, delle cose buone che la sua mamma le preparava. Dove viveva Cappuccetto Rosso? In città o nel bosco? Viveva nel bosco lei. E quindi che cosa faceva? Attraversava il bosco e arrivava a casa della nonna. La mamma quella mattina che cosa le aveva detto? Io ti do questo bel cestino pieno di cose buone, pieno di leccornie da portare alla nonna. Ma tu fai attenzione, perché mi hanno detto che c'è un lupo per la strada e che quindi non devi dargli confidenza, non devi parlare con lui. Fai attenzione e vai dritta per la tua strada. Cappuccetto Rosso si mette tri, corre per il bosco e incontra questo lupo. Che fa il lupo? Fa finta di non vederla? No, no. Dice, bella bimba, ma dove stai andando? E vuole sapere. E allora, lei ingenuamente, vuol dire che senza pensarci, racconta che sta andando dalla nonna, che vive al di là del bosco, per portarle questo cesto con tutte queste cose buone da mangiare. E il lupo dice, guarda, sentimi, se vai da quella parte, fai prima. Cappuccetto Rosso che fa? Ci crede come una sciocchina e segue quella strada. Il lupo scappa, corre via, va dalla nonna, fa finta di essere Cappuccetto Rosso e si pappa la nonna. Mannaggia la Peppina, adesso come facciamo?
E poi che fa? Si mette nel letto della nonna e fa finta di essere la nonnina. Si copre bene bene per non farsi vedere, con la cuffietta. Due. E il cappuccetto rosso che fa? Va là, la guarda e dice: nonna, ma che occhi grandi che hai, per guardarti meglio. Nonna, che orecchie grandi che hai, per ascoltarti meglio. Ma nonna, che bocca grande che hai, per mangiarti meglio. E mangia cappuccetto rosso. E la povera cappuccetto rosso dove si ritrova? Nella pancia del lupo, insieme alla nonna. Fortunatamente quel giorno si trovava a passare di lì un cacciatore che passa davanti a casa della nonna e sente russare forte forte. Questo lupo russava forte 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 forte. Se ne accorge che era il lupo che stava cercando da tanto tempo quel cacciatore, perché era un monello quel lupo. E che fa? Visto che sta dormendo profondamente, zac, taglia la pancia del lupo, fa uscire fuori cappuccetto rosso e la nonna, prende tante pietre, le mette nella pancia del lupo, ricuce la pancia del lupo e lo sveglia. E che succede? Che il lupo si sveglia. Ah, che mal di pancia, che mal di pancia. Fammi andare a bere un bicchiere d'acqua. E che fa? Va a finire dentro un pozzo. Bye bye lupo, ciao, è stato un piacere. Così che fanno? La nonna e il cappuccetto rosso si abbracciano forte, ringraziano il cacciatore e il cappuccetto rosso ha imparato una cosa, che non bisogna mai fidarsi degli sconosciuti, ok? Cappuccetto giallo invece, che abita in città, è più furba, lei già lo sa che non bisogna fidarsi degli sconosciuti, tanto che ha addestrato addirittura i canarini per distrarre quel monellaccio del lupo. E vediamo infatti le differenze. Guardiamo cappuccetto giallo. Allora, cappuccetto giallo deve portare alla nonna pompelmi, limoni, olio. Primo punto. Secondo punto, incontra il lupo a un semaforo. Terzo punto, viene salvata dai canarini. Vediamo invece cappuccetto rosso che fa. Cappuccetto rosso deve portare alla nonna che cosa? Un cesto con il pranzo. Poi incontra il lupo. Dove lo incontra questo lupo? A un semaforo. Nel bosco. E da chi viene salvata? Viene salvata da un cacciatore. Con due c. Cacciatore. Ok? Allora, bimbi belli, per oggi è tutto. Io vi ringrazio come sempre per tutto quello che fate, anche se a distanza, per tutto l'affetto che mi mostrate. E ci vediamo domani. Domani alle 10 ci vediamo in diretta. E vi abbraccio forte. Fate i bravi. Leggete tanto, mi raccomando. Leggete, leggete, leggete. E vi voglio bene. Ciao, bimbi.